Assessora Di Maggio, presentato stamattina il programma per le celebrazioni del 25 aprile. Perché è importante mantenere vivo il ricordo innanzitutto di questo anniversario e che cosa prevede questo ampio programma che abbiamo visto organizzato dal Comune insieme ad ANPI? Il programma quest'anno è davvero interessante e complesso perché ha a che fare con le relazioni generazionali e con la figura della donna all'interno della Resistenza. L'assessorato ai servizi educativi per tradizione organizza il primo 25 aprile, che figuratevi risale ad una delibera del Comune del 1947. Si premiano i bambini e le bambine delle classi terza, quarta e quinta, ed è un momento molto importante perché mantenere viva la memoria anche tra i bambini è necessario. La Resistenza è un momento fondante del nostro paese, va protetta. Viviamo momenti un pochettino difficili, non bisogna mai dare per scontato che i diritti nati dalla Resistenza e sanciti dalla nostra Costituzione vanno tutelati e vanno continuamente rinnovati, come coinvolgendo i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze.